Buongiorno amici, bentornati sulla Warcraft 2. Allora, un po' di cose sono cambiate dall'ultima volta che avete visto e direte: dove cazzo sei? Chi mi segue su Instagram forse lo sa, ho iniziato un bellissimo, grandissimo e incredibilissimo progetto. Seguitemi su Instagram. Instagram. Allora, adesso aspettate che vi faccio vedere GM3. Ok. Allora, adesso salgo per farvi vedere. Mi sono spostato parecchio da dove sono i miei amici, da dove sono gli altri partecipanti alla Warcraft, perché, come vedete, non avevo abbastanza spazio. E questo è quello che è venuto fuori. Voglio fare una building gigantissima e basta. Poi, altre cose importantissime: ho recuperato un mantello dell'invisibilità nel Nether. Questi non mi servono a niente, ma li tengo lo stesso. Vabbè, robe. E sono andato anche e mi sono fatto qualche dungeon dell'uomo di fuoco dell'altra volta che ho fatto con Capitan Madness. Me li sono rifatti da soli. Sono tediosissimi, noiosissimi, incredibilmente che due coglioni. Però ti danno la Shard of Life, che ti aggiunge un cuore. Ne ho 4. E Anvil, e vabbè, abbiamo un bottissimo di roba perché sono andato in miniera a scaveggiare, sono andato a recuperare la mia roba di là, abbiamo tutto. Fabrizio l'ho perso, Fabrizio! Non lo so, però almeno non è morto perché il chunk non è loddato. E abbiamo preso un nuovo amico che non ha un nome, name tag. Come chiamare questo cavallo? Lo chiameremo in un modo molto particolare, lo chiameremo Light. Lo chiameremo Light perché io sono un po' un pezzo di me. Cioè, non è che sono un pezzo. Tieni Light, eccolo qua. Perché? Perché questo cavallo si può attaccare a questo coso che mi cioppa il legno. In poche parole è Light, perché Light è quello che ho chiamato tanto tempo fa per fare un po', non tanto, l'anno scorso, per attaccare il canale, per dire: facciamo un canale insieme, Light, tu sarai quello che sfrutterò per fare i social. E praticamente è uguale, lui lo sfrutto per fare legna e Light lo sfrutto per fare i social. Ti voglio bene, Light, lo sai. Va bene, cosa vogliamo fare oggi? Oggi ci concentriamo sulle questiche, no, non questica. Allora, Excavator l'ho finalmente completato. Ho scavato un casino per avere 24 Silver Ore. E la claimiamo insieme. E non ve l'ho fatto vedere perché sei noiosissimo. Quello che voglio fare oggi è questo. Ho già fatto i bricks perché sapete benissimo come si craftano. Questo invece è un po' più simpatico. Voglio farvi vedere come si crafta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, perfetto. Più ce li ho qua dentro. Legno and sticks. Oak. Ok, trovate. Voi. Non c'ho l'oak, davvero. Questo non è oak, ma porca di quella. Vedete, c'è la cesta in diamante. Non ve l'ho detto, ho fatto la cesta in diamante. Mi dimentico di farvi vedere le cose. In storage ho fatto queste tre, non ve le ho fatte vedere perché semplicemente sono noiose, cioè raccogliere materiali, uccidere mob, quindi è solo noioso. Ti permette di avere ceste enormi, enormi, in pochissimo spazio, ed è molto comodo. Allora, ora dovrei aver tutto. Oak stringe, 1 e 2, ok, io non vorrò buildare con sta roba qua perché non mi piace, l'hanno fatto tutti. E sinceramente, basta, mi sono rotto il cazzo. Detect Submit. Pronto. Claim. Quando vuoi. A posto. Back. Ok, perfetto. Vediamo la pro... È stupida. A posto. È stupida. 1. Poi cosa cazzo voleva? Iron e gold. Goldone e ironone. Goldone. Iron, pronto. Ok, come vedete ho un po' di materiale. No, devo spenderli, che fastidio. Ah, detecto. Puede? Puede, benissimo. Perfetto, ora dovremo avere a disposizione tutte le wand del gioco. Tra cui la wand Unbreakable Wand. Aspettami, così. Prendo. Questi penso vada bene qualsiasi tipo di stick. Comunque, fare la wand è indistruttibile perché io posso. Perché dato che ho affrontato diversi wither, ho un sacco di nether star e comunque potrei farne quante ne voglio. Quindi, wand della vita. Craft. Bam. Wand della vita. Bam.
Yes, la Wanda è fondamentale per buildare come un pazzo scatenato. E oggi andremo a fare la prima torre. E adesso li devo piazzare. Guardate quanto sono fighi. Mannaggia miseria. Adesso li piazzo tutti attorno. E questa sarà la nostra prima torre, alta 14 blocchi. 14 blocchi per il semplice motivo che una stanza è alta 5, più soffitto e pavimento sono 7, 6, 5, qua è quasi uno stack. Poi, Wandina, paffete, 2, 3, se non ti baccare nei blocchi però, 7, secondo piano, questa sarà l'altezza della prima torre, non è altissima, lo so benissimo, ma è la prima torre. Quindi torniamo giù, scendi, grazie. Mi ricarico un attimo di bloccoli. Ah, non ho fatto. Pronto, non ho fatto la porta. Bravo Jack, che ti ricordi le cose. Boom, boom, boom. Perfetto, prima parte. C'è un po' inquietante dentro, per l'amor del cielo. Però a noi va bene così. E qui sarà il nostro magazzino, che sistemerò da solo perché ho un botto di roba. Pensavo che questo episodio sarebbe durato un po' di più, però. Va bene, allora direi la Wanda è a posto. La Wanda, dove la metto la Wanda? Wanda, dove ti metto Wanda? Wanda, la potremmo rinominare Wanda adesso che ci penso. Ah, è vero, no? Devo fare un'altra cosa bellissima che si può fare con la Wanda, è la seguente. Vieni qua, Wanda, a me. Io, vedete, ho un piccone con efficiency 2, vabbè, efficiency and breaking fan skip, però c'ha il seed touch and mending. Ed è molto molto interessante perché io lo uso per farmare una quantità di ore spaventosa come questi. E, no, questo no. Come questi, la cosa figa è che il mio martello ha fortuna 3 mending efficiency 5 and breaking. Quindi io cosa faccio? Faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e aspetti, 8, 9, ok, perfetto. E io prendo la mia wandissima. Wanda, vieni qua. No, aspetta, ho sbagliato, 2, 3. Poi faccio così e io ne posso piazzare una quantità immonda finché non li ho finiti. Aspetta che vado di là perché micchia, non mi basta lo spazio. Quanto ne ho ancora? Levati dalle balle voi. Ok, abbiamo finito. Ora prendo il martellozzo e preparatevi al godimento assoluto. Bam! Non so manco se c'ho lo spazio in inventario per fare questa cosa. Va! L'esperienza! L'esperienza! Esperienza! Vai a me l'esperienza! Venga! Non fai tempo a prenderla che ce n'è altra. 13 livelli! Più livelli voglio! Dammi più livelli! Fuck! No, non riesco a prenderla in tempo! Guarda come si sberda tutta! 15 livelli! È bello formare livelli così, devo farlo più spesso. Non vi ho fatto vedere un'altra cosa. Ecco cosa potremmo fare, cosa faremo oggi. Oggi vi preannuncio. Vai via dalle balle tutta sta roba. Lui è Franco. Lui è Gian. Se si mettono troppo vicini fanno Gianfranco. E niente, questi praticamente dobbiamo ritrasformarli in villager normali. Per farlo servono due cose che non mi ricordo dove ho messo. Qua ho messo, qua. Allora, la weakness potion, se non ricordo male. E, pronto. E due golden apple, ne ho un botto perché si trovano in dungeon, ovviamente. Quindi, vediamo se mi ricordo giusto perché non è detto. Vedete, io se gliela sasso addosso. Ok. Ok, perfetto, si sta ritrasformando. Sono gondendo. Prego. A lei. Che bordello che fanno. Bella però la prima torre. Potrei buildare tutto giusto per il gusto di farlo. Tutto a posto. Allora, altri blocchi sono questi. E volevo farci un'altra cosa molto particolare, cioè buildare questo perimetro qua, perché a me la stone ovviamente fa cagare. Così, sì. Farò solo 7 livelli di questa qua, perché sarà una sorta di struttura base. Avevamo detto 3, 4, 5, 6 e 7. Questa sarà una sorta di struttura base. Infatti la devo fare anche di là, aspettate. Perfetto. E questo è il piano base. Poi dopo ci inizierò a buildare delle strutture, delle sovrastrutture. Qui no, qui pensavo di no. Non mi dispiace così. Va bene, la prima torre è fatta. Adesso dovrò buildare tutte le altre, che saranno di 7 blocchi più alte della precedente. O di 14. Non lo so, vedremo insieme. Comunque, rimettiamo al posto la Wanda e andiamo a ragionare
sugli elevator. Valle farmare Ender Pearl. Perché per tutto servono Ender Pearl? Ender Pearl! Avviene a me. Grazie, Ender. 10 Ender Pearl, ne posso fare 10, ma non vorrei sprecarle tutte, quindi ne farò 6. 6 mi sembra un numero decente. La non marble, non marble. La lana ce l'ho da qualche. Come vedete, ho bisogno di fare un cazzo di magazzino. E non so neanche se ho abbastanza ferro slash diamante. Full. Vedete che ce l'ho. Zombie Doctor! Yeah! Frank! Franco! Ciao Franco! Come stai, Frank? Tutto a posto? Cosa sei? Cosa vendi? Noi di colle abbiamo un botto, possiamo diventare ricchissimi. Vabbè, Franco, va bene. Lei? Oh, bravissimo. Gian invece vende questi, ma probabilmente voi vi utilizzerò. Vabbè, potrei fare una farm gigagalattica con Gian. 37, non è neanche malvagio. Posto, abbiamo le farm della vita e adesso, scusatemi signori, ma vi devo un attimo coprire. Aspetti, no vabbè, tanto non spawno lì dentro. Vi devo coprire perché altrimenti gli zombie vi macellano, perché voi non ce l'avete il mantello dell'invisibilità come me. E quindi io mi dimentico di dormire e loro muoiono come poveretti. Cosa stavo facendo? Elevator, elevator, cava il libro di merda che mi serve. Elevator! Questo. Non ho abbastanza lana. Ne ho dell'altra in giro per il miriade di ceste. Dammi le stringhe. Ci penso a me a far la lana. Vam. Bam. Ne ho altro. Ne posso fare solo un altro, ma io ne volevo un altro ancora, quindi prenderò un altro po' di stringole e ci farò altre di queste. Bam. Non mi bastano, ma porca merda. Me ne servono altre due. Dammi qua. Uno, due. Perfetto. E lo faccio a mano perché ci sta ogni tanto fare le cose a mano. A meno che non hai gold. A posto, abbiamo 6 elevator. Gli elevator praticamente ne posi uno sopra, uno sotto e saltando ti teletrasportano. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo episodio. Mi raccomando, like e iscrizione. Ciao a tutti.